Giampaolo opta per il 4-4-2 con centrocampo a rombo, Codrea vertice arretrato, l'esordiente Genevia trequartista. Guidolin conferma il modulo che aveva bloccato la Samp, 3-5-2 con Zemaili e Bojinov al posto degli infortunati Mariga e Biabiani. Subito Parma l'attacco, triangolazione Amoruso, Zemaili, Bojinov. Il destro del bulgaro è vincente, Migliani in vantaggio al sesto, secondo gol in campionato per Bojinov. Proteste senesi per una presunta posizione di fuorigioco dello stesso attaccante, episodio da Moviola come rivediamo nelle immagini. Il vantaggio galvanizza i padroni di casa, al 18° l'attivissimo Zemaili si libera di Terzi, scarica al sinistro, Curci salva di piede. 21° minuto, corner di Galloppa, stacca di testa Panucci, pallone alto sulla traversa, non c'è la reazione del Siena. 31° minuto, Zenoni in profondità per Zemaili, palla in mezzo dove Bojinov spreca clamorosamente, poi chiede scusa al suo pubblico. 34°, plateale manata di Fini a Morrone, il signor Brighi estrae direttamente il rosso, espulso l'ex cagliaritano, Toscani in 10, partita sempre più in salita per gli ospiti. Insistono i padroni di casa, al 35°, il solito Zemaili offre un ottimo pallone anche ad Amoruso, ma l'attaccante dei Ducali si fa anticipare da Rosi. L'unico tiro nello specchio della porta del Siena nel primo tempo è di Genevia al 39°, troppo poco per impensierire Mirante, si va alla ripresa con il presidente Ghirardi che si gode il suo Parma da alta classifica. Il Siena con Iaialo al posto di Genevieve si schiera con un 4-3-2, al 7° c'è la percussione di Maccarone, il diagonale si spegne di poco fuori, al 18° fuori Bojinov, tra gli applausi nel Parma dentro Paloschi. La squadra di Guidolin vuole chiudere la partita, ci prova Galloppa, la mezz'ora, blocca Curci, Giampaolo non ha paura, al 36° dentro Calaiò, un attaccante per Rosi, un difensore, ma ancora il Parma in avanti al 41° sul cross di Castellini, testa di Paloschi, Curci si distende e blocca. Un minuto dopo, sul cross di Zenoni dalla destra, bel controllo di Amoruso, lo vediamo, ma il destro non è all'altezza dello stop e Curci può neutralizzare. 43° Ekdal, subentrato a Codrea, prova a farsi largo nell'area emiliana ma si chiudono gli spazi. È l'ultima opportunità per il Siena, nel recupero Giampaolo protesta con Brighi e viene espulso, finale amaro per il tecnico del Siena. La sua squadra scivola al penultimo posto in classifica scavalcata da Catania e Atalanta, sale invece il Parma in piena zona UEFA. Al di là del gol realizzato e contestato dai toscani per volume di gioco e occasioni create, la squadra di Guidolin ha meritato i 3 punti, ma non ha saputo chiudere il match sprecando molto e non sempre gli avversari ti perdonano. Del Siena è piaciuto soprattutto il carattere che ha permesso ai toscani di rimanere in partita nonostante l'inferiorità numerica per oltre un tempo. È tutto da Parma, linea Franco Lauro. Grazie a Federico Calcagno, arbitro Brighi, 2 episodi da rivedere. Andiamo a vedere la posizione di Bojinov sul gol, possiamo vedere sul passaggio, ecco in questo caso Bojinov è sicuramente, almeno sembra, in posizione di fuorigioco, quindi il gol andava annullato ed è giusto espellere Fini per questo.